Esempio di valore, attaccamento alla polizia e spiccate doti professionali. È così che i colleghi hanno ricordato il dottor Alfredo Lestini, medico superiore della Polizia di Stato, nel primo anniversario della sua morte avvenuta a causa del Covid. Per l'occasione la Questura di Campobasso ha intitolato la sala medica dell'ufficio sanitario provinciale all'interno della scuola allievi agenti Rivera al collega. Presente il Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio e il Direttore Centrale di Sanità Fabrizio Ciprani. È stato un esempio perché ho conosciuto Alfredo da quando è entrato in polizia e è stato sempre veramente un professionista preparato e soprattutto da un punto di vista umano quello che si chiede a un medico, l'accoglienza, la disponibilità. Il nostro motto è esserci sempre, credo che sia stato pienamente incarnato da Alfredo, quindi è stato veramente un onore averlo avuto tra i nostri ranghi e questo esempio, come ho detto, ce lo porteremo un po' e tutti quanti dentro. La Polizia di Stato è una famiglia. Noi siamo uniti dal vincolo del giuramento, ma siamo uniti dal vincolo della fratellanza. Ho detto prima nelle mie parole, il medico Lestini ha dato la umanità vera di un medico, perché un medico prima della terapia deve dare l'amore, deve dare la parola di conforto. Lestini è stato uno di questi. A celebrare un legame nato nel 1993, anno in cui Lestini prese servizio a Campobasso, la moglie alla quale è stato consegnato il decreto dell'intitolazione, il prefetto di Campobasso Antonio Cappetta e l'arcivescovo Brigantini per la benedizione.